sono diabetico, sicché avevo paura. Oggi si sente più sicuro? Sì, un pochino più sicuro. Speriamo con la seconda dose di essere fuori da questi pericoli. Le prime dosi del siero anti-Covid sono state somministrate anche alla Teatro Tenda di Arezzo, che diventa così da adesso il secondo hub vaccinale cittadino e si va a affiancare all'Arezzo Fiere Congressi. Potenziale enorme, perché abbiamo due hub in una città come Arezzo di 100.000 abitanti e che indica come noi, da un punto di vista della potenzialità, siamo a posto come strutture, come medici, come infermieri. Ci aspettiamo che le dosi siano altrettanto adeguate. Al Teatro Tenda saranno vaccinate le persone fragili e i caregiver e conviventi delle persone estremamente vulnerabili sotto i 16 anni. Tra sabato e domenica saranno così oltre 1.000 gli aretini che riceveranno il vaccino in questa sede. Perché avevo paura. Poi c'ho anche il marito che non ne sta bene. Sente più sicura adesso che è vaccinata? Sì. Per me e per lui anche, perché siamo in contatto su 24 ore su 24, quindi bene che sia fatta la cosa. Domenica, lunedì e martedì invece all'Arezzo Fiere Congressi sarà il turno dei settantenni. E arriveremo a superare anche con i domiciliari le 2.000 vaccinazioni, quindi è un fine settimana veramente di svolta nella campagna vaccinale. Con il Teatro Tenda si aggiunge così un ulteriore spazio per effettuare le somministrazioni grazie alla collaborazione con il Comune di Arezzo, che ha deciso di mettere a disposizione il Teatro Tenda incomodato d'uso gratuito. È quasi esteticamente significativo essere in un teatro, cioè essere in un luogo di cultura che ha visto per tanti anni l'espressione viva della normalità e della bellezza degli aretini. Oggi qui io vorrei che iniziasse la parola fine per il Covid, quindi questa è anche una dimostrazione che a volte i luoghi hanno un significato molto preciso.